Buonasera a tutti, secondo appuntamento con A Bordo Campo Estate, saluto il mio fedele compagno Luca Siano, buonasera Luca. Finisce Ciao Giuseppe, buonasera ai telespettatori. la stagione calcistica delle nostre squadre isolane, purtroppo non finisce bene perché c'è una sconfitta della Rinascita Ischia sul campo del Chiaiano e finisce l'avventura playoff. Però facciamo un attimo un piccolo salto in eccellenza, dove vediamo che la Fragolese ha vinto anche in casa 2-1 contro il Città di Sant'Agata e affronterà in finale playoff l'Omnia Bitonto, squadra pugliese. Sì, la Fragolese ha battuto 2-1 al ritorno il Sant'Agata grazie ai gol di Manzo su punizione del Sorbo. A nulla è valso il gol al 46esimo della ripresa di Bontempo per accorciare soltanto le distanze, utile soltanto al tabellino. La Fragolese dunque passa meritatamente in finale playoff e affronterà l'Omnia Bitonto, come dicevi tu, Giuseppe. Una Fragolese che ha tutte le carte in regola per arrivare in Serie D. Sì, assolutamente. Dopo il Savoia è quella che ha dominato il girone A di eccellenza, dove ovviamente c'erano le nostre isolane, Barano e Forio. Sicuramente parte con i favori del pronostico. Ok, adesso passiamo a questa, possiamo dire, triste pagina della Rinascita Ischia, che è uscita sconfitta 1-0 sul campo del Praianum Chiaiano, ma poi non sono neanche successi bellissimi episodi. Sì, c'è stata una piccola rissa, due espulsioni con Mancuso e Bastarella, tra poco lo andremo a vedere. Diciamo che la partita l'Ischia non è stata mai in grado diciamo, di sembrare pronta ad agguantare questo pareggio, se non per qualche colpo di testa di Del Deo. Sostanzialmente il Chiano ha sfruttato l'unico errore di Tufano e ha portato a casa il risultato. Andiamoci a vedere la sintesi, così vediamo cosa è successo ieri. Benvenuti alla stadio La Paratina di Chiaiano per assistere alla sfida playoff fra Playanum Chiaiano e Rinascita Ischia. Ecco il fischio, il cross di Procentese, un colpo di testa verso la porta di Muscariello che ha rischiato clamorosamente l'autogol. Mancusi che si fa soffiare il pallone da Polizio, Polizio prova a mettere un cross, la palla arriva a Esposito. Mancusi. Zona di Muscariello che colpisce bene di testa, la palla per Trani che in area di rigore viene trattenuto e c'è la simulazione per Gigio Trani. C'è il movimento, ancora Rippa, mette il cross, poi Polizio un po' con l'esterno. Fuori all'area di rigore c'è il movimento, Mancusi di testa, non riesce a girarla e la palla termina sul fondo. Forse nessun giocatore resta davanti per i gialloblu. Cross di Procentese, Tufano sbaglia tutto. La palla va in porta, il Chiaiano è in vantaggio. Davvero bruttissimo l'errore di Tufano in uscita. Giocatore del Chiaiano, Matarese, va verso la porta Matarese e Monteleone, ottimo il suo intervento a Spigna. Probabilmente ultima occasione qui per Rinascita Ischia con Di Spigna che prende la mira. Eccoci qui allo stadio Paratina di Chiaiano. Prova a lanciare lungo Muscariello, vediamo se arriva prima Muscariello, Muscariello con le spalle, poi messo giù clamorosamente. C'è il cartellino giallo per Monteleone. Palla per Gigio Trani che è lontanissimo dalla porta. Del Deo prova a servire Matarese, intervento, Matarese davanti al portiere, Matarese calcio e para Monteleone. Punizione, la palla va verso la porta. Ai giocatori del Chiaiano, buona qui la palla per Carnicelli che calcia, palla deviata, rischia. Cross di Trani, la palla del Deo che calcia e poi c'è un altro calcio d'angolo. Matarese, il cross, la palla passa, attraversa tutta l'area di rigore. Ecco, arriva il cross troppo sul secondo palo del Deo, prova a fare la sponda di testa, la palla ancora lì e non entra e poi prova a ripartire. Dentro Gigio Adrani messo giù. Scusate, Matarese, palla per Del Deo che è in posizione regolare, Del Deo crossa, c'è una svirgolata sotto porta. Intanto vediamo, sicuramente ci sarà un cartellino rosso. Eccolo qui. Cartellino rosso per Mancusi che prende anche uno schiaffo, attenzione, brutta qui
la rissa, entrano tutti i calciatori in campo, veramente un bruttissimo episodio qui. Con Trani che mette il cross, un colpo di testa qui di Del Deo, palla alta. Il passaggio non riesce a chiudere l'1-2, poi c'è un intervento su Monteleone di Trani, ancora per Buono che crossa, c'è Matarese, c'è Monteleone, Trani con anche Tufano che va con il sinistro, la porta è vuota, veniamo se va verso la porta, va, no, va verso la porta ma la palla arriva, oh, è il Chiaiano che va avanti, avanza al prossimo turno dei playoff. Torniamo in studio, abbiamo visto la sintesi. Un Playanum che ha iniziato bene la partita, ha avuto subito una prima occasione con Esposito, poi c'è stato quel piccolo episodio di Trani che secondo me poi si è lasciato andare lì, Luca. Sì, sembra corretta la decisione del direttore di gara di ammonire Gigio Trani per simulazione, poi come dicevi tu il Chiaiano è partito meglio, l'Ischia sembrava potersi risollevare. E poi ovviamente un gol con un errore così del portiere Tufano ti condiziona inevitabilmente la partita. Poi nella ripresa abbiamo visto che l'Ischia ha avuto molte chance. Scusami se ti interrompo, guardiamo proprio adesso che Trani poteva anche calciare, poi qua ha preferito, ha sentito la mano diciamo sulla spalla e si è lasciato cadere. Eh sì, forse è proprio il fatto che abbia accentuato la caduta che ha portato quel direttore di gara a indurlo verso il fischio per simulazione di Gigio Trani. Comunque dicevo, nella ripresa abbiamo visto che l'Ischia ha creato tanto, sì, però soltanto su palle inattive e ovviamente la partita senza quell'errore di Tufano forse sarebbe potuta proseguire anche oltre i 90 minuti regolamentari, perché poi ci sono state davvero poche occasioni da gol clamorose. Sì, infatti nessuna delle due squadre ha creato occasioni, possiamo dire, perché sì, da come vediamo forse l'occasione più grande è stata quella là di Matarese davanti al portiere, ha ciccato il pallone e poi comunque il Chiaiano ripartiva, ha creato qualche ripartenza, ma Tufano possiamo dire che, cioè, i guanti non se li è sporcati. Assolutamente, cioè, ha fatto no, solo quell'uscita purtroppo per l'Ischia non perfetta e la palla è andata in porta. Poi qui vediamo l'uscita di Monteleone a valanga su Muscarello, qui è un intervento assolutamente da arancione, possiamo dire così. L'arbitro ha optato più volte per la clemenza, non solo con i calciatori del Chiaiano, ma anche con quelli dell'Ischia. Alcuni interventi erano meritevoli di un provvedimento diciamo più pesante. Il direttore di gara ha preferito, come dicevo, la clemenza. Allora abbiamo visto dopo soltanto nella rissa ci sono stati due espulsioni. Sì, diciamo che il direttore di gara è riuscito anche a tenere in mano la partita, non era una partita semplice da gestire. Questo sicuramente, però come dicevo forse un po' più di severità nelle decisioni, perché alcuni interventi sono stati davvero brutti a palla lontana, proprio abbiamo visto poco fa l'uscita di Monteleone che ha colpito praticamente soltanto Muscariello, lì un'espulsione ovviamente può condizionarti la partita. Sì, anche questo è vero. Adesso andiamoci a vedere questo episodio spiacevole, dove qui Mancusi dovrebbe aver colpito a gioco fermo un giocatore del Chiaiano, poi è stato praticamente aggredito dai calciatori del Chiaiano. Sì, sono volati anche un paio di manate proprio all'indirizzo di Mancusi, lo stesso Mancusi ha fatto lo stesso, poi addirittura tra poco vediamo che due tifosi sono scesi dall'esterno del campo e sono entrati sul terreno di gioco. Quindi proprio loro hanno creato poi il maggior scompiglio, se vediamo, la telecamera dovrebbe avvicinarsi. Si accende qui un altro parapiglia, come vediamo Miriano Mancusi ecco viene... Ecco qui, guardate qua pure, qui c'è proprio il tifoso del Chiaiano, che c'è lui contro tutti, possiamo dire. Assolutamente, eccolo, lo vediamo col cappello, viene invitato ad uscire dal campo dai calciatori del Chiaiano. Nel frattempo Mancusi qui sulla parte bassa della telecamera comincia ad uscire e lì continua il parapiglia. Alla fine espulsi Mancusi e il numero 6 Vastarella. Dobbiamo dire che inizialmente il direttore di gara aveva
espulso, diciamo, ha cacciato il cartellino rosso per il numero 18, Carnicelli. Carnicelli, poi si è subito corretto perché effettivamente Carnicelli non aveva fatto nulla, anzi era stato Pastarella a colpire poi forse lo stesso Miriano dopo diciamo, la mischia che si era creata, e quindi Miriano, Mancusi e Pastarella espulsi. Di certo non sono episodi piacevoli. Diciamo che anche durante la partita, come hai detto anche tu prima, i giocatori la gamba non se la sono per niente tirata. Assolutamente no, l'ho ripetuto e lo ribadisco, il direttore di gara in alcune circostanze poteva tirar fuori il rosso senza, diciamo, ha tirato fuori il giallo molte volte graziando anche i calciatori in campo. Sia del, possiamo dire, sia della rinascita Ischia E sia del Chiaiano. del Chiaiano. Adesso andiamoci a vedere un attimo la pagina della prima categoria, perché comunque i playoff per il Chiaiano continuano e sarà impegnato domenica prossima sul campo del Mauet, però adesso è il Chiaiano ad avere solo un risultato, quello della vittoria. Sì, io penso che il Mauet sia una squadra più attrezzata rispetto al Chiaiano, anche in virtù della partita di ieri. Ho visto poco gioco da parte dei neroverdi, poche occasioni, quindi il Mauet per me ha dimostrato durante l'arco del campionato di essere una squadra molto più pericolosa dei neroverdi, come dimostra anche il fatto che sia riuscita ad ottenere un vantaggio che ha consentito di saltare il primo playoff contro il Qualiano. Ha battuto anche l'Ischia. E dunque mi sembra che sia una squadra veramente più attrezzata rispetto al Playanum. Sì, ricordiamo infatti che l'Ischia pareggiò in casa 1-1 quando c'era ancora Mister Fontanella, e poi lì sul campo del Mauve, dove anche successero quel piccolo episodio di Mendil, che poi non fece più parte della rosa della rinascita Ischia, l'Ischia lì perse ben 3-0. Ricordiamo che il Mauve ha perso però sul campo del Chiaiano, ma in casa, non mi ricordo, mi sembra che ha anche vinto, anche con largo scarto. Sì, ha vinto, ma soprattutto il Maued, bisogna dire, che dopo l'Edilmercato, diciamo, avrebbe meritato anche di finire direttamente in promozione. Soltanto l'Edilmercardito è stata migliore negli scontri diretti e secondo me il Maued alla fine riuscirà a battere questo Playanum, considerando anche che è il doppio risultato. Sì, è praticamente in discesa questa la partita per il Mauad. Mauad che poi affronterà un'altra sfida, lo spareggio, nel caso in cui dovesse passare, affronterà lo spareggio per andare in promozione. Adesso chiudiamo con la pagina della prima categoria e abbiamo preparato una classifica dei gol, i gol più belli di tutta la stagione, secondo proprio la redazione di Teleischia. Andiamoci a vedere la classifica.
cambia qualcosa dunque nella classifica votata dai telespettatori? Sì, anche come disse Gianni Conte quando fu invitato in trasmissione proprio perché aveva vinto la classifica Golden Goal a bordo campo. Il suo era proprio il gol della domenica, ma secondo noi comunque il gol di Checco Alcamone nella completezza è il migliore di tutti. Sì, lo penso anch'io, il gesto tecnico è assolutamente da premiare. Stop orientato a spostarsi la palla sul mancino e a saltare l'uomo, oltre che a rientrare, poi il sinistro sotto l'incrocio diciamo, non lascia scampo al portiere. Quindi Chicco assolutamente per, come dicevi tu, eleganza, completezza, è assolutamente il primo posto della nostra classifica. Mi sono caduti gli occhi proprio sul gol che verrà dopo questo qua di Gio Cibelli, con la supplizione di Luca Fondicelli proprio contro il Chiaiano, che prima non abbiamo speso parole per lui, però lui è stato proprio il grande assente. Sì, ha avuto problemi alla schiena purtroppo perché un calciatore come Fondicelli poteva essere assolutamente un'arma in più per Isidoro Di Meglio, anche su queste palle inattive, su questi calci piazzati. Abbiamo visto come col Chiaiano proprio, sì, col gol del 2-2 con quella perla su punizione fantastica. Poi qui rivediamo il gol di Gianni Conte da centrocampo. Questo, come dicevi tu, il gol della domenica, però davvero fantastico, assolutamente impensabile una conclusione da centrocampo. Adesso rivediamoci anche il gol dunque di Checco Alcamone, che secondo noi è il gol più bello della stagione calcistica per le squadre isolane. Adesso lasciamo via i gol e passiamo al torneo, allo Yoga Bonito che stai organizzando tu, Giovanni e Emanuele, Luca. Sì, è una quarta edizione, lo ribadiamo, siamo in procinto di partire. Eccolo qui il nostro torneo Yoga Bonito Cup, con un torneo a 10 squadre, con un girone di sola andata più fasi finali. Si disputerà al Centro Sportivo Barano dal 18 giugno al 26 agosto. Si gioca una volta a settimana, quindi davvero senza stress per i nostri calciatori. Potete contattare sia me, Luca, al 366-42-46412, che Giovanni con 346-789-0584 e anche Emanuele con 348-544-9132. Ricordiamo le novità del nostro torneo che è alla quarta edizione, la collaborazione con Teleischia per quanto riguarda le semifinali e la finale saranno in diretta proprio sul canale 89 e in live streaming. Poi ogni lunedì inviteremo qualche calciatore per parlare in trasmissione, alla nostra trasmissione a bordo campo per parlare del torneo appunto, oltre che per ogni partita il migliore in campo avrà una bibita, tra cui birra o bevanda analcolica presso il nostro main sponsor che è Terra Mia, il nuovo locale che ha aperto in località Pilastri. Quindi ci sarà tanto divertimento, soprattutto perché i campionati sono fermi e quindi i calciatori possono avere qualcosa da fare durante la stagione estiva. Quindi tantissime novità in questa quarta edizione. Adesso chiudiamo anche con il torneo Yoga Bonito Cup. Affrettatevi perché ci sono veramente pochissimi posti disponibili. Noi vi salutiamo qui, però a bordo campo non finisce qui. Vi lasciamo allo speciale Triathlon di 2 settimane fa, più alla finale del torneo dell'amicizia, Chalet Olympica Viola Bet, che finì 4-3 per lo Chalet Olimpica. Noi ci vediamo lunedì prossimo con tantissime sorprese. Buona serata. Buona serata.